Solar Plus e Trentino Volley, insieme con inesauribile energia. Emanuele Mirarelli è ancora euforico per questo successo, ne hai vissuti tanti, però sembra sempre il primo. Sì, prima di tutto mi sento di dire che mi ritengo molto fortunato per aver avuto la possibilità di essere in questa squadra, in questo momento storico così bello, prima di tutto perché c'è la possibilità di giocare tante partite importanti, decisive per vincere qualcosa, e poi c'è anche la possibilità di vincerle, quindi questo vorrei dirlo. Poi vorrei dire che siamo stati bravi e ce la siamo meritata veramente tanto questa finale, perché era veramente difficile, loro sono una grande squadra, se li prendete uno per uno, spiegatemi un po' come si può fare una squadra molto più forte di questa, è difficile, quindi è stata veramente dura, abbiamo giocato benissimo, ognuno ha fatto il suo ruolo, i ragazzi pur avendo palle difficili da attaccare, i giocatori di palla alta hanno fatto delle percentuali fuori di testa, noi al centro magari ho avuto poco occasione di schiacciare, mi sono più impegnato nel muro e questo vuol dire che il gruppo è fantastico. Si preparano sempre meticolosamente sul piano tecnico queste partite, però alla fine è sempre il carattere che fa la differenza. Nel terzo set eravate sotto, avete reagito e lì è cambiata la partita. Sì, hai detto bene, la tattica c'è sempre, perché se non conosci gli avversari fai un po' fatica, però poi mentre te la differenza forse la fa sempre un po' chi ha un po' più voglia di vincere o chi riesce a tirare fuori qualcosa di speciale, no? Il momento che conta, e lì alla fine di quel terzo è stata un po' la chiave di volta. Hai detto tu, l'abbiamo fatto di carattere, se ti devo dire io i punti che sono successi neanche me lo ricordo tanto bene, però quelle situazioni lì si vincono col cuore. La prova di carattere con il supporto dei servizi di Wanto Arena, che anche oggi sono stati assolutamente determinanti. Ma sì, lui è in battuta, riesce sempre a fare cose eccezionali. Paradossalmente in questo weekend ha anche sbagliato più di quanto abbia mai fatto penso in tutto il campionato, perché ci teneva tanto e chiaramente voleva far vedere a tutti di cosa è capace, ma diciamo di fronte a qualche errore ha fatto delle battute che gli altri non riuscivano mai a mettere lì e noi lì facevamo sempre qualche break. Per voi centrali stare dietro al gioco dei palleggiatori avversari è un compito improbo, stare dietro a ball ancora di più. Ma sì, quando ci sono attaccanti così forti e delle squadre così forti da tutte le parti, non è che hai 20 occasioni di fare muro, ne hai 3 o 4 e quelle 3 o 4 che arrivano bisogna che le concretizzi, lo sappiamo, sono abituato che a questa cosa qua bisogna sempre mantenere alta la concentrazione e quando è il tuo momento lo devi prendere. Avete organizzato come società questa Final Four, forse avevate anche più responsabilità delle altre squadre, siete riusciti a vincere anche quella. Ma io ti dico sinceramente, senza essere retorico, che questa cosa non l'abbiamo sentita, cioè sì, sapevamo che eravamo in casa, ma nessuno ci ha mai chiesto niente, poi eravamo già riusciti a farlo fuori casa, quindi non è che si era organizzata per qualcosa di speciale, sai, l'organizzazione era qualcosa a livello societario, a livello promozionale per la pallavolo in Trentino, però per noi giocatori cambiava poco, quindi questo non ci ha messo pressione. Sì, sicuramente sì, per carità non è assolutamente finita, allo scudetto ci teniamo, adesso si dice sempre no, dateci qualche giorno per festeggiare, lo dico anche io. Sì, allora qualcuno mi ha chiesto, sai, queste tre Champions, così è sicuramente vero che è una cosa storica e sicuramente significa che c'è un ciclo qua, c'è qualcosa di importante, no? Io penso che questo gruppo si meriti, la società si meriti un altro scudetto. Poi bisogna vincerlo, chiaro, perché a parole, però io penso che per chiudere un po', per diciamo impreziosire questo ciclo, tra virgolette, di cui tutti parlano, ce lo meritiamo. Bisogna vincerlo poi, perché gli altri non è che te lo regalano e quindi da domani l'altro, non so, ci impegneremo veramente a tutta per prenderlo. Un ciclo che i tifosi trentini si augurano finisca il più tardi possibile. Sì, no, non è che bisogna chiuderlo, ho detto impreziosirlo con uno scudetto, ci tengo molto, io personalmente, ma penso anche tutti i ragazzi e veramente spero che quest'anno riusciremo a vincerlo, a prendere anche questo obiettivo. Se ce la faremo sarà ora veramente di gioire, perché saremo stati davvero tanto bravi.